oggi si è svolta a Mazara quella che è stata chiamata la passeggiata del cuore. E durante questa passeggiata l'Associazione di Misericordia, coadiuvata da tante altre associazioni di volontariato e da tante associazioni sportive, ha effettuato una raccolta fondi, raccolta che verrà per intero devoluta all'acquisto dei defibrillatori da piazzare in varie parti della città. Un defibrillatore per l'occasione appunto di questa passeggiata è stata offerta dalla gelateria di Adema e verrà collocata in questa piazza e sarà ad uso appunto di tutta la collettività. E fornire una città di defibrillatori significa rendere una città più sicura, una città dove appunto, essendo soprattutto anche nel periodo estivo, molta affluenza di turisti eccetera, si può appunto fare anche una bella passeggiata più sicuri, più tranquilli, e sicuramente un servizio che sia la Misericordia che tutte le associazioni hanno voluto devolvere ai nostri concittadini. Ringraziamo i cittadini che hanno anche aderito, anche le varie associazioni che hanno partecipato, che sono tante, per ricordarle un po' tutte, e per non fare un torto a nessuno appunto preferisco, magari se si vedranno poi le locandine eccetera, ci sono tutti iscritti, si vedono anche le magliettine, ognuno ha fatto la passeggiata essendo appunto individuato dalla magliettina della propria associazione, quindi è stato un momento anche di aggregazione, anche perché spesso nel mondo del volontariato, l'assessore me ne può dare anche atto, se non c'è unità, se non c'è aggregazione non si può far nulla. Sicuramente se la Misericordia da sola si sarebbe partita, forse uno l'avremmo pure acquistato, ma con tanti sforzi, essendo riusciti a coinvolgere più associazioni del territorio, sicuramente il risultato sarà migliore, anche se non ci fermiamo mai, desideriamo appunto un risultato sempre maggiore, una partecipazione dei cittadini stessi più attiva, perché il mondo del volontariato ha bisogno di tutti. Per noi come amministrazione è un grande piacere essere qui presenti per questa bella iniziativa che è stata proposta dall'Associazione Misericordia e accolta dalla gelateria di Adema. E queste iniziative veramente hanno una grande importanza, soprattutto in questo nostro territorio di Mazara del Vallo. Questa sera andiamo a inaugurare la presenza appunto dell'installazione del defibrillatore qui in Piazza Regina. È un vero piacere essere qui e collaborare con la bella iniziativa dell'Associazione Misericordia di Mazara del Vallo, la quale ha avuto la bella idea di darsi da fare cercando degli sponsor particolari per dotare la nostra città di defibrillatori. Difatti questa sera sarà collocato il primo defibrillatore proprio in Piazza Regina. E quindi offre un bel servizio ai nostri concittadini, perché questa è una garanzia di prevenzione, ma nello stesso tempo di un'opportunità di superare situazioni difficili che potrebbero verificarsi. E tutto questo grazie allo sponsor, il signor di Adema, che generosamente è sempre presente a contribuire e ad appoggiare queste belle iniziative, dotando la nostra città di servizi sempre più efficaci. Sono molto contento questa sera a vedere tutta questa gente qua che ci dà questa soddisfazione di avere questo dono per il bene degli altri. Noi come Associazione Corro Perdà siamo stati onorati quando la Misericordia ci ha coinvolto in questo progetto Il Cuore di Mazara, in quanto proprio noi qualche tempo addietro abbiamo donato il primo defibrillatore alla città per piazzarlo sul lungomare. Quindi per noi è stato un onore e siamo orgogliosi di avere contribuito a questo progetto. Anche la Polisportiva Atletica Mazara, la PAM come è intesa, ha preso parte a questo progetto ed è stata anche onorata di partecipare con propri atleti alla passeggiata che abbiamo definito la passeggiata del cuore. E anche attraverso il contributo, il piccolo contributo di tanti associati alla nostra associazione, si realizzerà questa importante iniziativa
che è partita dalla Misericordia, ma che l'associazione Corro per Dà aveva già mesi addietro iniziato. Togliere gli elettrodi dalla confezione sul retro del defibrillatore. Applicare gli elettrodi al torace scoperto del paziente come illustrato.